Riprendiamo il discorso sui modifiers che avevamo sospeso nella prima metà della lezione. Aggiungo un attimo anche un paio di elementi in grigio pieno, così ci capiamo. Torno qui e vediamo un attimo cos'è tint. Tint aggiunge un tono, un certo tono di colore a tutto il disegno, per cui se scelgo un verde l'intero disegno finirà sui verdi circa. Ovviamente modificherà i colori che ci sono e quindi questo rosso diventerà un po' verde, come metterci un filtro sopra. Se lo porto a 0 l'effetto è ridotto del tutto, se lo porto a 1 tutto diventa esattamente di questo colore. Per esempio potrebbe essere un modo facile col quale fare un effetto seppia a un disegno disegnato con dei colori normali, si dà tint e si riesce a dargli un certo tono. Qui posso scegliere se applicarlo solo agli stroke, solo ai fill oppure di default a entrambe le cose. Opacity cambia l'opacità dei materiali esistenti in tutto il disegno, per cui se io abbasso il fattore l'opacità di tutti i segni verrà ridotta, per esempio in questo caso a 0,1. Quelli che erano belli pieni sono diventati comunque opachi, quelli che erano già leggermente trasparenti lo sono diventati ancora di più. Posso decidere di farlo o come se fosse una modifica al materiale o come se fosse una modifica all'intensità. Al di là del fatto che l'effetto è diverso, se io lo metto come caratteristica del materiale e poi ci metto un noise sull'intensità, ottengo un effetto diverso da mettere prima un cambio dell'intensità e poi appunto un noise sull'intensità. Quindi vedete, prima riduco l'intensità, sto facendo un esempio, e poi gli aggiungo del rumore. Se invece avessi scelto qua material, il rumore dell'intensità avviene esclusivamente sull'intensità originale. Quindi questo è il significato di questo mode. E allo stesso modo Hue Saturation potete pensarlo come un filtro di modifica dei colori applicato sopra, per cui Hue è il valore di colore, posso spostarlo a destra o a sinistra rispetto al valore mediano e quindi il mio disegno acquisterà una tinta più verso i verdi o più verso i rossi. Posso abbassare o aumentare la saturazione del disegno, il default è sempre 1, e posso abbassare o alzare la luminosità. Anche qui posso decidere se applicarlo solo ai riempimenti, solo agli stroke o a entrambi, e come in tutti gli altri dicevamo posso decidere di applicarlo solo a certi materiali o a certi layer. Quindi si potrebbe fare un esempio d'uso, quindi non vado ad aggiungere nient'altro a quanto detto se non per farvi vedere come questo potrebbe essere utilizzato. Per esempio, non so, mi sposto un attimo sul layer fills, prendo l'aerografo, aumento di molto e riduco l'intensità e faccio delle macchie. Grazie al modifier array con una certa rotazione e applicando molta casualità posso, e anche facendo più copie, posso riempire facilmente il mio disegno, ecco, posso riempire facilmente il mio disegno con queste macchie che ho disegnato. Aumento un po' anche, lo applico solo al layer dove mi trovo adesso, fills, e magari anche ora vado nei materiali. Ho usato il materiale black dots perché avevo airbrush, queste le chiamo quindi macchie, cambio questo materiale, gli do un altro nome anche per capirmi meglio, e cambio il colore. Notate che si spostano le cose, perché la casualità viene calcolata ogni volta, e quindi se io faccio una qualsiasi modifica otterrò dei valori casuali diversi. Adesso ho cambiato il colore delle macchie, il foglio è bianco, posso volerlo cambiare. Per cambiare il colore dello sfondo devo spostarmi qui sotto il mondo, posso semplicemente qua premere color e scegliere un colore diverso.
E adesso torniamo un attimo ai modifiers, il mio modifier array, magari voglio anche un po' aumentare la scala, nel senso che si allarghino, quindi qua metto, non so, 1,5, sono diventati più dei grafici che delle macchie. Posso voler aggiungere lo spessore, ecco, e anche questo lo applico a livello fills dove sto facendo e aumento lo spessore, per esempio appunto un valore di 1. Ecco, adesso lo spessore è aumentato e torno qua, abbasso di nuovo un po' l'opacità del mio colore, troppo saturo per i miei gusti, è come se avessi sporcato il foglio. Adesso magari mi sposto su un altro layer, c'è un modo veloce per spostarsi tra i layer, è usare anche questa voce quassù. Adesso sono su Layer Lines, mi prendo invece la penna, prendo materiale black e faccio un disegno così. Come degli isolotti, vado nei modifiers e utilizzo quello che avevamo visto, multiple strokes. Eccolo qua, metto a 0,5 l'offset, faccio 5 duplicati, la distanza adesso col maiuscolo sposto leggermente, boh, facciamo così, e voglio il fading completamente per l'opacità e per lo spessore, anzi per lo spessore un po' meno, altrimenti me li perdo. Facciamo così, sì, 1. E ovviamente lo voglio applicare solo a lines, non mi interessa applicarlo allo sfondo. Adesso se aggiungo qualcos'altro su lines, si porta dietro lo stesso effetto. Qua è stato applicato verso l'interno. È un po' difficile capire quando decide di applicarlo all'interno e quando all'esterno. Dipende un pochino dalla forma. Prendo la gomma, eraser, stroke, cancello questo segno e provo a ricrearlo. Ecco, adesso lo crea dal lato giusto. Erano verso l'interno le ondine, però non è un isolotto bello, diciamo. Un po' di variabilità in più. Ecco che potrebbe essere utile anche tint. In questo caso tint do all'intero disegno certo effetto seppia e fattore sì 0,5 va benissimo e questo lo applico a tutti i layer, quindi qualsiasi cosa disegni. E vado nei layer, questo delle lines lo chiamo magari mare, le linee del mare. Facciamo un altro layer ancora e lo chiamo montagne. Allora, cosa è successo? L'ho fatto apposta per farvi vedere, è sparito l'effetto che avevo messo. Perché? Perché ho cambiato nome al layer e non sempre, vedete, modifier, appare quando vedete qualcosa in rosso vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vedete, è applicato al layer lines, io però gli ho cambiato nome, non è così furbo da riuscire a capirlo, quindi devo tornare a selezionare il layer come se fosse nuovo. Siccome questo era su fills, non è successo niente, però attenzione che a volte cambiando il nome dei layer, bisogna tornare nei modifiers a correggere i modifier che rimangono orfani del loro layer. Ora, appunto, ho creato un nuovo layer, l'ho chiamato Montagne perché? Perché potrei prendere InkPen Rough e andare a disegnare delle montagne come se volessi fare una mappa, però perché no? Uso un altro modifier, per esempio, di nuovo un altro array che lo applico solo al layer Montagne. Per duplicare ogni segno che faccio leggermente di lato, in maniera che ogni volta che disegno una montagnetta ne venga fuori anche un'altra. Può essere. Sono solo degli esempi su come questi modifier, poi sta alla vostra fantasia cercare di usarli nel modo migliore. Adesso, se ci si perde un po', qua posso anche cambiare nome al modifier e quindi questo potrei chiamarlo raddoppia montagne. Come vedete, posso cambiare nome ai modifier tinta,
seppia e dargli dei nomi più comprensibili, linee marine, così so cosa fanno e a cosa servono. Un'altra cosa che potrei fare è usare noise e portarlo ad agire solo sul livello del mare. Portarlo su, magari prima, appena prima delle linee marine, noise, metterci un bel fattore 10 invece che su full stroke, ecco, in maniera da dare un po' di variabilità a tutti questi segni. Come vedete, sono fastidiosamente spigolosi e sono troppi. Allora magari potrei usare un simplify. Lo porto su appena prima del noise, un simplify sempre per il layer del mare, in cui vado a togliere un po' di righe in maniera che poi quando il noise viene applicato a un numero minore di righe. Invece di fixed potrei usare adattativo. Una cosa del genere, però adesso è tutto spigoloso e quindi di cosa ho bisogno? Ho bisogno di un subdivide, ovviamente lo devo applicare solo a mare. Sto esagerando, ovviamente, sto cercando di disegnare attraverso i modificatori. È chiaro che probabilmente era meglio se fin da subito disegnavo in modo più semplice, però è per farvi vedere il meccanismo, insomma. Comunque, ecco che abbiamo ottenuto un po' di effetti solo attraverso i modifiers. Adesso sarebbe anche il caso magari di dare un colore diverso alle cose. Quindi se mi sposto qui sui layer posso fare un nuovo layer, quindi questo lo chiamo isole. Lo sposto in giù appena prima del mare, nascondo momentaneamente le montagne, prendo lo strumento fill, prendo il materiale gray, clicco e riempio. Ovviamente questa si riempie completamente, ma come abbiamo visto premendo Alt posso momentaneamente tracciare una riga di chiusura e poi finire di riempire. Ecco qui, adesso ho fatto le isole, posso riattivare le montagne, le avevo disattivate in maniera che il fill funzionasse bene. E magari adesso il materiale, notate, è grey, però siccome ho messo un tint sopra tutto quanto, il materiale si è e ne abbasso un po' l'alfa, ottenendo questo effetto particolare. E quindi, siccome nei modifiers avevo questo tinta seppia, vedete, anche se è grigio, alla fine il risultato è venuto comunque colorato. Tanto per continuare ad aggiungere cose, potrei fare questo. Allora, visualizzo un attimo l'asse Z, solo per sapere dove disegno. Purtroppo quello X, come abbiamo visto, non si vede. Comunque, aggiungo un mirror. Momentaneamente lo nascondo perché mi dà fastidio. Allora, vado nei layer e qua lo chiamo rosa dei venti. Proviamo a fare una rosa dei venti. E come faccio? Nei modifiers aggiungo un mirror su X e Z al layer rosa dei venti. Adesso mi sposto, sono già sul layer rosa dei venti. Prendiamo il materiale black e pen. Adesso mirror su X e Z non fa altro che replicarmi sui due assi quello che disegno. Vediamo di farlo bene. Sì, faccio questo e vado ad aggiungere un array di due copie che è, come al solito funziona solo sul layer rosa dei 20 e fa una rotazione sull'asse Y di 90 gradi. Ed ecco qui che ho quindi ottenuto la rosa dei venti. Posso con draw aggiungere dei dettagli, giusto adesso per rendere la cosa un po' più carina. E adesso questa qui è al centro con un modifier offset applicato di nuovo solo al layer rosa dei venti. Posso andare a spostarlo, no, sull'Y non mi serve, posso andare a portarlo
al posto giusto e ridimensionarlo. E metterlo al posto giusto. Tra l'altro è un po' spesso e quindi potrei andare ad aggiungere un thickness al layer rosa dei 20, nel quale abbasso a faccio un perché no, normalize e regolo lo spessore. Eccolo lì. Adesso mi fermo, però avete capito che posso andare avanti all'infinito. Tra l'altro notate che se adesso mi metto a disegnare su questo layer, le cose appaiono in posti strani. Perché? Perché tutti questi modifier vengono aggiunti dopo. Quindi se io disegno qualcosa qui, in realtà lo sto mettendo nell'angolo della mia rosa dei 20, perché la mia rosa dei 20 si trova ancora qui al centro. Vedete? Se disegno al centro, i segni appaiono al centro della rosa dei 20. È molto scomodo, in pratica offset viene applicato, quindi se voglio disegnare in modo più facile posso rimuovere momentaneamente offset. Adesso che vedo la rosa dei 20 nel suo posto esatto, posso fare le parti del disegno che mi interessano, aggiustarle e di nuovo mostrare offset e se ne torna laggiù. Tra l'altro, se voglio adesso renderlo solo un po' più opaco, non mi servono modifiers, il layer rosa dei 20, posso abbassarlo leggermente e renderlo più opaco. Quindi adesso è chiaro che ci sono modi molto più pratici per ottenere lo stesso risultato, ma era per farvi vedere come i modifiers sono molto interessanti dal punto di vista creativo, anche perché poi adesso tutto questo è qui in maniera del tutto procedurale, per cui voi potete andare facilmente a modificare tutti questi valori e che avete impilato uno sopra l'altro e ottenere anche disegni diversi, come se questo disegno fosse la base di ulteriori disegni che potete ottenere molto facilmente andando semplicemente a cambiare alcuni di questi valori, come se fosse un modello di altri disegni, un modo di disegnare procedurale, col quale facilmente si possono ottenere varie versioni della stessa cosa, e così via. Insomma, il raddoppio delle montagne magari non lo volete, o addirittura si possono triplicare, o si può fare che la seconda è più grande e ovviamente però devo riportarla vicino, può essere usato per sparpagliare. E quindi tenete conto di tutte queste possibilità che sono a disposizione da questo modo di ragionare il vostro disegno in modo procedurale. Grazie e alla prossima!